E siamo pronti per presentare il giudice che valuterà le coppie. Facciamo un bel applauso a Francesco Nuzzo Di Paola per l'Italia. E possono iniziare gli ingressi nel ring per le coppie. Iniziamo con un pastore svizzero bianco. Sì, pastore svizzero bianco, una razza di recente riconoscimento, a seguire dei bracchi, bracchi di Weimar, quindi una razza molto rara, il curly coated retriever, quindi rough collie, una coppia di Ovavart nella varietà nero focata, il mastino spagnolo, il bovaro del Bernese e ancora in coppia una razza italiana, lo spinone italiano. Una coppia di pastore catalano, corgi, Pembroke. Una coppia di Cavalier King Charles Spaniel Blenheim. E ancora una razza italiana rappresentata da una coppia di bolognesi. È Francesco Di Paola Nuzzo a procedere in questo raggruppamento delle coppie, composto chiaramente da un maschio ed una femmina. L'obiettivo è di raccogliere in pochi secondi l'omogeneità di tipo e comunque una chiara differenza tra maschio e femmina, ossia il dimorfismo sessuale. Ben rappresentato questo raggruppamento, molte le coppie, immagino sì che sui 12 concorrenti il giudice proceda con una preselezione. Ne abbiamo di taglie davvero imponenti, anche taglie molto piccole. Ogni giudice ha un suo metodo, però ecco, come immaginavo, si procede a una preselezione: bracco, retriever, mastino spagnolo, bovaro del Pernese e la coppia di Cavalier King Charles. Un applauso a coloro che lasciano il ring, grazie per aver partecipato. Mentre una brevissima comunicazione di servizio, è stato ritrovato un mazzo di chiavi con una targhetta gialla, può essere ritirata qua nel ring d'onore. Procede la valutazione del giudice Francesco Nuzzo Di Paola con gli up and down, giusto Pietro? Sì, la valutazione degli appiombi e della conduzione degli arti. Abbiamo qui razze oggi piuttosto rare nel contesto. Il curly coated retriever con questo mantello ricciuto. Abbiamo visto il mastino spagnolo, un cane che difende il gregge dai lupi, il bovaro del Bernese che collabora con i lattai in Svizzera, il bracco di Weimar, il cane da caccia, e per i cani da compagnia il Cavalier King Charles Spaniel. Qui nella varietà Blenheim abbiamo altre varietà di colore come il ruby nero focato e il tricolore. D53. Ancora uno sguardo prima di decretare il terzo, il secondo e il primo classificato. Giudice, vuole dirlo direttamente lei? Terzo classificato.
Terzo classificato il Mastino Spagnolo. Complimenti. Secondo classificato il Curly Coated Retriever, che abbiamo già visto salire sul podio nei giorni scorsi. E il vincitore è il Weimaraner. Con un bel po' di supporter in tribuna. Weimaraner che vince la categoria coppie e intanto si possono preparare i gruppi d'allevamento. Gruppi d'allevamento che vedo già predisposti nel pre-ring. Weimaraner che vincono, la coppia di Weimaraner.